L'appello dei commercianti strangolati dalla crisi prodotta dal fermo biologico imposto dal virus. Nella mattinata di oggi una delegazione di Confesercenti Benevento, capitanata dal presidente Alvigi, ha incontrato in videoconferenza il prefetto di Benevento Cappetta, al quale sono stati esposti i problemi gravissimi della categoria. Un tavolo di confronto sulle problematiche economiche e sociali e che ha visto partecipi i sindacati, Confindustria, Camera di Commercio, le associazioni di categoria del comparto commercio, agricoltura, edile ed industriale e le forze dell'ordine. Il lockdown che da più di un mese ha paralizzato il commercio e creato forti tensioni con un effetto a cascata inarrestabile, una crisi che gli esercenti paragonano ad un periodo di postbellico vero e proprio e dalle possibili conseguenze esiziali, per evitare le quali occorre intervenire subito. L'appello è rivolto alle banche affinché siano nelle condizioni di garantire adeguata liquidità alle piccole aziende. Con una chiusura immediata dal 9 marzo le nostre imprese sono in panna, senza liquidità assoluta e con il problema che adesso è urgente, solo quello della liquidità, tutto il resto viene dopo. Se le banche, il sistema ABI non cerca di comprendere la drammaticità e la difficoltà assoluta di un accesso immediato a un po' di credito e queste famose 25.000 euro che le banche non consentono con facilità, c'è bisogno del rating, dell'istruttoria, dei bilanci. Poche banche già stanno accettando le nostre richieste, ma con enorme difficoltà da parte dei piccolini che già erano in difficoltà prima. Io penso che il sistema doveva essere diverso, quello là di consentire erogazione a chiunque, ma in particolar modo ai piccoli che ne avevano maggiormente necessità.